Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono Nemo Smitter, eccoci qui. Per il solito un'avventura, come vedete dal testo e dal titolo, Mafia Definitive Edition. Adesso metto un po' da parte Returna perché per motivi personali è un po' di tempo che tende a mancare. Diciamo, giocare Returna è un poco più pesante di un Mafia forse, perché lì c'è appunto è un roguelike, quindi molto tutti bisogna fare gli stessi livelli, perdere molto tempo per arrivare a un punto e poi cercare di andare avanti. E quindi mi sono detto, metto un po' in pausa Returna, ritorneranno preoccupate, e penso voglio tornare con Mafia, voglio giocare Mafia. Un gioco che ho provato quando avevo il PlayStation Now, Mafia 3, e mi è piaciuto un poco perché mi ricorda un poco il gioco del padrino, il gioco che mi sembra sedere, non so se Electronic Arts, ma era molto simile, cioè, ci faceva la storia del padrino di Francis Coppola, un film, un colossal, dato anche questo da un romanzo, che questo tu è anche meglio, quindi immaginate il livello di trama, di storia di questo libro, e anche questo film, The Godfather, e vedendo il film del padrino, per appunto mi è venuto un po' di giocare questi giochi, un po' tema così, la mafia. Ma non perché amo la mafia, ma mi piace un po' questi, mi piace il film, mi è venuto da assaggiare il gioco, Padrina, quindi Mafia è un gioco che si gira tantissimo e lo provo con voi. In questo momento in cui avremo una piccola pausa, diciamo dalla programmazione più serrata, già oggi è lunedì e lunedì non uscirò nessun video, come se fosse anche sabato, purtroppo sì, perdonate, ma diciamo il momento non è propizio per lavorare, diciamo tanto con costanza. E così importante, il 30 arriverà un altro gioco, il 30 arriverà un altro bel giochino, che secondo me capirete subito di cosa ho parlato, visto che la data, diciamo, è già un grossissimo indizio, ma per adesso, diciamo, aggiungiamo questo match, Definitive Edition, così, per avere qualcosa nella programmazione, giocare un gioco che voglio giocare insieme a voi, e anche un po' nostalgia per il padrino, per quel gioco che era davvero molto bello, devo dire. Non Venezia di uccidere, ragazzi, prego, non mi pensate male di me, ma è solo appunto il bello il gioco e fino alla storia che era davvero fantastica, raccontata molto eccelsa. E in questo momento in cui, diciamo, torna a destra al governo, Giorgio Netflix, io sono un ragazzo, non sono un padre, sono cristiano, sì, forse. Diciamo, momento che ritorna la mafia come ai tempi di Buon Silvio, torniamo a giocare Mafia Definitive Edition, anzi andiamo a giocare, no, torniamo a giocare con Mafia Definitive Edition. Il gioco, se ricordo male, parla di Tommy Angelo, che parla, come detto, appunto del suo lavoro come autista, se ricordo male, come uomo del boss di turno di Lost Even, che è una, se ricordo male, un rifacimento, una città immaginaria che si ispira molto a Chicago. Chicago è una città moltissima anche, se ne conto male sempre, per non se mi sbaglio, per Al Capone, Scarface, che insomma è Aldo Capone, che appunto era il boss della malavita qui a Chicago, città del vento, una città di tanti dolori. Questo ho giocato il terzo e non finendolo, e quindi mi piaceva anche fare questa trilogia di giochi per vedere un po' di cosa la loro vedesse, perché il terzo sembra interessante, ma aveva qualche cosa che non piaceva. Cioè, non sentivo come un gioco che mancasse qualcosa un po' della loro storia, e infatti è stato anche molto critico visto da parecchia gente, perché non era a livelli di Mafia 1 e Mafia 2, quindi proviamo Mafia. Io così mi sparirò, così non avete più il vuoto dalle mie spalle. Quindi bando già, ragazzi, vi come sempre lasciate tanti like, commentare e condividere per supportare il canale e la serie che sta iniziando. E la serie che inizieremo dal 3 settembre è anche un'altra chicca stupenda, che ho avuto conferma che ci sarà una chicca a novembre, non dico altro, ragazzi. Quindi bando alle ciance e cambiamo l'inizio. Let's go, storia. Andiamo su medio, se vi piace. Allora, prima di cominciare, queste cose che bene, giochi vecchi, che è un po', diciamo, non capire che ci tengo, fatemi divertire. Salta la vita, direi di no. La vita forse vorrà anche la storia, spero. E avviamo la nostra storia. Spero che anche l'audio sia buono, perché ho messo il microfono in alto nei nostri cuori. L'altro rischio è che mi fa questa nuova configurazione renda grazie, diciamo, il nostro lavoro, così che sia voce chiara, l'audio si senta, ma non troppo più della voce, e che ci sia un certo equilibrio. Ma iniziamo, ragazzi.
Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me? Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui, altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo il tassista negli anni 30. Ragazzi, inizia così Mafia con il proprio un'offerta che non si può rifiutare. Davvero suona questa intro? Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Poli e Sam. Dove andiamo? Lontano! Veloci! Enzo, se non sa bene. Che stai facendo? Che sta facendo scemone? E dai, cosa sotto tiro? Se ci prendono siamo morti, ma tu ti becchi un buco in testa! Non voglio problemi. Caccia. E invece ne hai, guida! Come cazzo sapevano dove eravamo? Non importa, dobbiamo seminarli! Ma così pesanti? Ah, quanta macchina abbiamo dietro? Per ora una. Ma ne arriveranno altre. Ma invece di stare avanti, che nuova. Tenetevi forte, mi è venuta un'idea. Ma che è?
chi erano quei tizi? GTA. Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Il Giuliani Bridge. Ok. Come va la gara? Mi fa male, cane! Fa male, vuole! Quando arriviamo chiamo il dottore. Magari non ha niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo. Facciamo lavoro e mi criticano quello che fai. Ok, però... Devi che amo tanto questa chiesa di Bethel, c'è tantissimo... Hanno un certo fascino. Questo tipo di tartufe nella sua... Ok, siamo al fiume. Dove vado dopo aver attraversato il ponte? Inizio a stancarmi delle tue domande. Ma dimmi dove devo andare, scusami. Che cos'è questa cosa? Cioè, non sei il fiume, poi... ma c'è un cazzo no. Capisci? Tanto modo, non legare. Ecco le altre. Merda! C'è quel sbaglio a rischio. Per speronare, che è? Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno. Adesso non ci stanno morendo, ma perché sono adesso morendo? Scorciatoie. È una scorciatoia? Li abbiamo seminati, no? Ah, non tutti! State proprio sul cazzo questi qui, eh? A volte i compagni d'affari litigano. Succede! Chiudi il becco, Poli. Più ne sa, più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Niente, vedi il messaggio. Bravo. Qui, come gira, mamma mia. Ah, hanno mangiato la polvere! Non siamo ancora al sicuro, guida! Inizia che quei poveracci impiegati nel cantiere stradale ce l'avranno a morte con noi. Fuori tre. Ricordi quante auto c'erano a raccordo? Watch! Forse 5, ma conoscendolo ne avrà chiamate altri. Mi sa tanto di sì. La prossima volta ci buttiamo più gente. Ce lo dovevamo aspettare. Quanto il posto lo verrà a sapere se Damaggio, posso... Sei un cazzo di pelota, devo ammetterlo. Grazie. Devono aver sparso la voce. Ne arrivano sempre di più. Ma non c'è solo... Non dureremo a lungo se non torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. Io non muoio io, ma sto morendo. Ogni volta che io muoio. Che delusione. Comunque, veramente, qua, prendi qui. Infatti, hanno... A West Harbour Bridge t'assista, con! Senza assurda. E mi lasci guidare perché è scemo. Lei potrebbe fare tutte le domande così. Un po' di rispetto per i visti, lavori onesti. Io come lei. Basta, sono morto, no? Dai, ma sono morto così. Ancora camminavo, quelli con la spada mi fa morire. Sei morto. Ma non ero morto, la macchina ha sbattuto. Non sono morto io, la macchina ma devo morire, scusami. Un po' di onestitudine. E io non capisco a volte, cioè, gioco veramente... Partiamo benissimo comunque con Mafia, già i primi... Devono aver sparso la voce. Ne arrivano sempre di più. Non dureremo a lungo se non torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. Ma che cazzo da fatti? Non c'è solo la cosa. Oh cazzo! Il ponte è sollevato! Già. Possiamo farcela. Non ti preoccupare, ci penso io che... Nosse. Che cazzo ci salta in mente? Tieniti forte e prega. Sì, ce l'ha fatta. Non l'avevo mai fatto. Neanche io. Ok, vai a Little Italy. Subito. Andiamo a Little Italy. Non abbiamo finito. Dove la mattina a Little Italy? Non me l'aspettavo. Chiudi il becco. Parleremo di tutto una volta al bar. Comunque, dai, andiamo benissimo. Se mettono messi in mezzo così... E non so come mi chiede sempre un disco di grazie di mezzo, fa parte della malavita organizzata. Ok, ci siamo quasi. Grazie, la mia mappa. Grazie mille. Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal don oppure no?
Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il Don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina, hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazza. E lì è che io ho pensato che erano morti. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni e per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. E così, in seguito della notte, capitolo completato. Direi che è un buon inizio, ragazzi. Allora, questo sarà un primo episodio. Cercherò di fare dei video che stanno sempre a collegare i capitoli, perché molte volte che appunto prendono, almeno all'inizio, i 20 minuti fatidici, che sono buoni a fare un video, per non a fare troppe cose, quindi va bene così. Iniziamo benissimo ovviamente con questa storia che parla in pratica di un pentito, un po' se concetto apposto italiano, un po' da Tommaso Buscetta, anche se in realtà se Buscetta era uno dei capi della mafia siciliana, qui si tratta invece di un ex tassista che si è messo in mezzo, è entrato un uomo di Don Salieri e che ora ne vuole uscire, perché fino anche lui, come vedete, vuole starne fuori. Vedremo cosa lo spingerà poi a entrare a far parte della criminalità di Los Even. Sicuramente i soldi sono un bel incentivo in quei tempi, che c'era un po' di povertà negli anni 30, se non sbaglio, possiamo ancora negli anni 30, c'è stata la grande depressione, la crisi delle borse, insomma l'America passa un momento davvero terribile, e in quei tempi la mafia americana, grazie anche diciamo al commercio illegale degli alcolici, che tempi c'era anche il proibizionismo, ha fatto un sacco di soldi, poi giochi d'azzardo, donne, insomma le solite cose che fanno la mafia ricca in quegli anni tempi. E il nostro Tommaso, il nostro caro Tommy, il nostro Thomas, avrebbe saputo Thomas, Tommy e Angelo, sono messi in mezzo e alla fine sicuramente il denaro ha fatto il suo, ma vedremo dopo cosa accadrà. Direi di finire qui, come ho detto, io invito a lasciare un like, a commentare, a dire la vostra, dite cosa pensate di questa serie, di questa piccola serie che faremo insieme, magari potrei anche far uscire più di un video al giorno, vedremo quando riuscirò a produrre, quando riuscirò a registrare e a editare video in questo tempo. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e campanellina per avere notifiche di nuovi video che usciranno, così anche, e se iscrivete a questa community che più o meno spero che possa crescere di più. E in caso avete fatto, vi ricordo anche di iscrivervi sul canale Viola, dopo le live. Ripeto, non so ancora come gestire tutto questo, è ancora il momento mio, diciamo, di transizione, diciamo, quindi non c'è tanto tempo per fare tutto. Poi potete sapere se voi preferite appunto le live su Twitch, se volete seguirmi lì, oppure va bene anche questo lavoro qui su YouTube, anche fai la su YouTube, insomma. Il mio lavoro è ancora in fase di sviluppo, in questa fase in cui c'è tanti cambiamenti, e quindi cercare anche di adeguare questi cambiamenti a questo lavoro, diciamo, di youtuber e di streamer in caso debba fare. Oltre a canale Viola, ricordo, no, ma non lo dico più, vi ricordo di anche sui vari social come Facebook, Instagram e TikTok, che anche io sono su TikTok Tech, per sapere di più sul mio lavoro, vedervi altri contenuti materiali dai miei offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, alla prossima Terry, passo chiudo.